Oggi vi spieghiamo come realizzare un braccialetto con piattina su tage e catena a maglie larghe. L'occorrente che ci servirà sarà 17 cm di catena a maglie larghe, 1,5 m di piattina su tage, due conchiglie, due barrettine con gli occhielli, due anelli tondi e un moschettone. Dal 1,5 m di piattina su tage ricaviamo due pezzi da 75. Incominceremo ad usarne uno, che dividiamo a metà e agganciamo con un pezzettino di scotch, così. A questo punto, col filo di destra, entreremo nella prima maglia dal sotto, in questo modo. Dopodiché lo passeremo sotto il filo di sinistra ed entreremo con questo nella seconda maglia, sempre da sotto, in questo modo. Ripetiamo. E si incomincia a formare un intreccio. Ricordiamoci che bisogna sempre entrare nella catena passando da sotto, in questo modo. A questo punto siamo arrivati alla fine del primo lato. Lo capovolgiamo in questo modo e ricominciamo a fare il secondo lato con gli altri 75 centimetri di piattina su tage che abbiamo tagliato all'inizio. Rifissiamo l'inizio in questo modo e ripartiamo. Si passa sempre nella prima maglia da sotto, incrociamo in questo modo. L'estremità del filo chiudetelo con uno spezzettino di scotch in modo da facilitare l'entrata nella maglia della catena. Arrivati a questo punto, uniamo i quattro fili con un pezzettino di scotch, sia da una parte che dall'altra. Dopo aver chiuso con lo scotch, mettiamo l'occhiello in questo modo e tiriamo bene, così. Tagliamo il pezzettino in più e adesso mettiamo una conchiglia per coprire il lavoro. Modo. Così anche dall'altra parte e siamo pronti per mettere gli anellini con il moschettone. Inseriamo il moschettone, chiudiamo gli anellini e il nostro braccialetto terminato. Oltre al modello base che abbiamo appena completato, abbiamo fatto altri modelli impreziosendoli con degli strass SS29 attaccati al tessuto. Come potete vedere, abbiamo utilizzato diversi tipi di filati. Ora tocca a voi, buon lavoro!